Io credo che ormai gli italiani ne abbiano ascoltate tante di motivazioni. Mi limito a dire la mia motivazione. Io sono stato parlamentare per molti anni, non siamo mai riusciti a fare la riforma della Costituzione perché quando si trattava di riformare il Senato, i colleghi senatori non erano mai d'accordo di votare una riforma che prevedesse la estinzione del Senato. Per la prima volta in 70 anni ci si è provato diverse volte. Siamo riusciti ad approvare, il Parlamento è riuscito ad approvare una riforma che prevede giustamente il superamento del Senato, così come venne concepito allora. Bisogna sapere che il Senato non era all'inizio dell'Assemblea Costituente, non c'era l'intenzione di fare due Camere. Poi a un certo momento si è fatta la seconda Camera perché i democristiani avevano paura che vincessero i comunisti alle elezioni politiche del 48, i comunisti avevano paura che vincessero i democristiani e allora si sono trovati d'accordo nel fare un Parlamento articolato su due Camere, nella speranza che se avesse dovuto vincere il partito avversario nella seconda Camera, il partito perdente avrebbe potuto avere la possibilità di mettere i bastoni tra le ruote a chi governava. Insomma, l'intenzione era quella di impedire che chi vinceva non governasse senza fare i conti con chi aveva perso le elezioni. 3 mesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, nel marzo del 1948, il capo provvisorio dello Stato istituì subito una commissione, un gruppo di lavoro per vedere come superare questo bicameralismo paritario. Il governo non ha aumentato in questa riforma le proprie prerogative, le proprie possibilità di operare. È il Parlamento che cerca di operare in modo da non impedire più al governo di governare. Gli italiani devono riflettere su questo. Immaginate se il capo del governo italiano partecipa a un G7, un G8, un G20, dove si decidono le cose e il capo del governo italiano dovesse dire: guardate cari colleghi, io non sono in grado di decidere perché devo tornare a Roma, devo riunire la direzione del mio partito, devo poi riunire le commissioni di Camera e di Senato, insomma ci vediamo fra 6 mesi. Insomma, bisogna che ci rendiamo conto che è passata la stagione in cui potevamo giocare in questo modo. Non c'è nessun rischio di deriva autoritaria, non c'è nessun stravolgimento della Costituzione. La prima parte della Costituzione, dove ci stanno i principi fondamentali, è intonsa, nessuno la mette in discussione. Però, laddove si tratta di riorganizzare lo Stato, è necessario metterci mano.